Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero veramente alla grande. Oggi andremo subito al sodo andando a capire chi è Fibonacci, un artista, uno strumento. Andiamo a vedere un attimo a grafico chi è. Chi aveva detto che Fibonacci è uno strumento, aveva ragione al 100%. Capiamo un attimo la parte teorica dietro a questo strumento, dietro a Fibonacci. Questo strumento appunto viene utilizzato per andare a capire qual è la zona più vantaggiosa per andare a prendere una compra, una vendita, eccetera, eccetera, no? E andando a capire appunto dove il prezzo può andare a finire il suo riposo, il suo impulso. Nello scorso video mi pare di essere andati a vedere che cosa sono i candlestick pattern e i time frame. Questi argomenti alla fine del tutto il percorso che verranno avanti serviranno andare a creare una propria strategia, quindi potrete tranquillamente andare ad unire i pezzi, ad assemblare i pezzi del puzzle per dopo andare a creare una strategia, testarla, backtestarla, farvi una statistica, eccetera, eccetera, no? Tornando un attimo a vedere che cos'è Fibonacci, come avete visto, ha diverse percentuali sulla sua destra e molti di questi, molti di voi più che altro si saranno già chiesti a cosa serviranno, no? Tutte queste percentuali, diciamo che una volta che lo strumento viene piazzato correttamente, ovvero dal massimo al minimo, dal minimo al massimo, questo ci fa far vedere dove il prezzo potrà andare a reagire e potrà andare a prendere appunto il nostro buy, il nostro sell. Come notate, tipo per esempio, dal 88 fino al 61 sono di un colore diverso. Perché sono di un colore diverso? Questa si chiama la golden ratio. Cos'è che significa? Sarebbe la zona dove in poche parole c'è più statistica, no? Dopo, ovviamente, come io Fibonacci ce l'ho impostato così. Non tutti i Fibonacci del mondo sono impostati in questo modo, quindi potete metterlo come volete voi. Io, per esempio, l'ho lasciato così per il semplice fatto che sono le percentuali e sono i numeri che hanno più statistica anche nella mia strategia, ma hanno più statistica in generale. Comunque, un attimo, un disclaimer che voglio fare. Come nello scorso video, questo strumento non deve essere utilizzato da solo. Questo penso si sia capito perché anche nello scorso video ho fatto un disclaimer del genere per andare a capire bene anche come andare i pezzi che servono per andare a costruire una strategia, no? Quindi una nota importante, ora io farò per esempio degli esempi a grafico per andare a vedere appunto come funziona, degli esempi a ribasso, rialzo. E come ho detto prima, il Fibonacci deve essere piazzato sui massimi e sui minimi delle strutture che noi andiamo a prendere in considerazione. E questo è compreso anche delle spike. Le spike l'ho spiegato nell'argomento del scorso video, quindi se non sei ancora andato a vederlo, vai a recuperarlo. Quindi, i livelli che appunto vi ho fatto vedere precedentemente, ovvero appunto le percentuali, come ho detto, sono impostabili, quindi potete metterle tranquillamente quelle che volete. L'unica cosa, ecco, che io per esempio, come vi ho fatto vedere, queste sono le percentuali che ho, non sono messe a caso, sono percentuali che diciamo che hanno più statistica, come vi ho già detto, quindi se volete copiarlo, bene, se non volete copiarlo, andate a cercare su Google o quello che sia delle percentuali ottime anche per il vostro Fibonacci. Comunque, per andare a impostare Fibonacci non ci vuole praticamente nulla. Andate, c'è già lo strumento qua su TradingView. Nella sezione strumenti vedete rintracciamento Fibonacci, non ve lo darà come il mio, ve lo darà con qualche percentuale in più, però basta che una volta che lo piazzate, cliccate sullo strumento, rotellina delle impostazioni e qua andate a mettere le vostre impostazioni. Vi lascio 2 secondi per fare uno screen. Ok, perfetto. Perfetto. Perfetto, andiamo a vedere a grafico come funziona Fibonacci. Allora, andiamo a cambiare innanzitutto broker, così almeno ho il grafico un po' più pulito. Com'è che funziona Fibonacci? Come vi ho detto, deve essere piazzato dal massimo al minimo, dal minimo al massimo. Io, per esempio, adesso andrò a farvi vedere un trend ribassista. Quindi, come questo esempio, andiamo a piazzare Fibonacci, compresa la spike, fino alla fine dell'impulso. Che cos'è che notiamo? Le prime cose che notiamo? Vedete che il mercato dove è andato a reagire principalmente? Andiamo a zoomare. Dov'è che è andato a reagire? È andato a reagire sul nostro 78. Questo non è un caso. Ci sono anche, mi sembra che vedete qua che c'è uno spazio, ci dovrebbe essere anche un'altra percentuale, però io personalmente non la utilizzo. Il 78, il 61, l'88 sono quelle che hanno più statistica. Come vedete qua è andato a toccare preciso al pips il 78,6 di Fibonacci.
E questo potete anche andare a provarlo voi tranquillamente a grafico. Cioè, non è che funziona soltanto con me, soltanto con quello che vi sto facendo vedere. Se io vado, per esempio, qui in un trend rialzista, andiamo a piazzare Fibonacci dalla spike dell'ultimo minimo, la parte più bassa che vedete sul vostro grafico e voi dovete, dove dovete andare a tracciare. E andiamo a tracciarla sulla parte più alta. Cos'è che è successo qua? Stessa identica cosa. Qui invece è andato a toccarmi l'88. Ha toccato l'88, dopo che cos'è che è successo? È partito. Posso farvi altri mille altri esempi, però una cosa da andare anche a mettere in chiaro, come ho detto prima, non deve essere utilizzato da solo, ma soprattutto non dovete fare delle entrate, come vi ho fatto vedere, su ogni impulso e ogni rintracciamento. Questo ve lo dico perché io conosco anche i miei pull, conosco anche le persone con cui collaboravo e ci sono cascato innanzitutto prima anch'io. Una cosa assurda che tu quando impari qualcosa a grafico, tipo per esempio impulsi e rintracciamenti, candlestick pattern nello scorso video, cioè è come se ti succedesse qualcosa nel cervello che tu adesso li vedi ovunque, ovunque. Cioè tu vedi candlestick pattern ovunque, vedi rintracciamenti, impulsi ovunque. È una roba assurda. È per quello che vi dico che è capitato anche a me in primis quando ho imparato tutte queste cose, quindi attenti, occhio, come si dice a Brescia. Quindi state attenti anche a valutare le vostre entrate, cioè non dovete fare entrare a caso, dovete capire bene dove il mercato vuole andare e innanzitutto dovete andare a seguire una checklist. Argomento, spoiler dell'argomento del prossimo video che verrà fatto. Comunque andiamo a vedere altri esempi qua, cancelliamo. O se no, non si capisce più nulla. Perfetto. Altri esempi. Io, per esempio, adesso sono in 15 minuti. Ecco. In 15 minuti, diciamo che è un time frame dove si vanno a beccare tanti impulsi intracenti, quindi rimaniamo lì. Per esempio, ecco anche questa zona. Vediamo. Ok, andiamo a tracciare il nostro Fibonacci dal minimo più basso fino al massimo più alto. E cos'è che vediamo qua? Cos'è che notiamo? Che il mercato è arrivato, cioè qua stava facendo il suo impulso tranquillo. Questo è un impulso, tutta questa parte qua. Andiamo a tracciarla così, di arancio. E dopo questo impulso il mercato è come un ragazzo che va in palestra. Spinge, 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 però dopo ha bisogno di riposarsi, non è che spinge all'infinito. Quindi cos'è che succede? Inizia la fase di rintracciamento fino a qua. Andiamo a cambiare il colore, lo mettiamo verde. E la sua fase di rintracciamento, guardate un po' dove va a cascare intorno al 78,6. Continua a girare in questa zona, no? Dopo di aver girato in questa zona, aver capito bene dove voleva andare, è ripartito. Un'altra cosa da mettere un attimo in chiaro, io Fibonacci posso tracciarlo dove voglio. Per esempio, c'è la regola, ok, di tracciarlo sui minimi e sui massimi, però io volendo potevo tracciarlo anche qua Fibonacci. Se tipo io fossi stato in una situazione di questo genere dove il mercato ho visto che mi faceva questo impulso rintracciamento, io posso andare a prendere in conto questo. Questo è l'inizio del mio impulso successivo. Perché? Perché se io mi vado a mettere Fibonacci da qua fino, vediamo un attimo di zoomare, fino qua sopra, fino qua, esatto, che è la fine del nostro impulso, cos'è che vediamo noi? Innanzitutto saremmo andati a metterlo un po' più in là, così, per andare a capire meglio. Ok, cos'è che vediamo noi? Che il mercato è partito, qua sta iniziando a fare il suo inizio dell'impulso, che cos'è che è successo? È andato a toccarmi l'88, dopo l'88 cos'è che ha fatto? È partito. Regola importante da capire anche, io Fibonacci posso, diciamo, tracciarlo da dove voglio, nessuno mi vieta di andare a tracciarlo qui, oppure andare a tracciarlo qua sopra per andare a capire dove va a finire questo rintracciamento. Nessuno me lo vede di fare, però comunque bisogna andare a capire innanzitutto il trend di mercato e dove vuole andare, e questo mi sembra la parte più ovvia. E dopo bisogna andare a capire anche bene quali sono le zone dove è partito il tutto. Tipo io per esempio so per certo che in questa zona qua è partito l'impulso, che sarebbe questo, e il rintracciamento, che sarebbe questo. Cos'è che dopo un ritracciamento c'è un nuovo impulso, quindi io andrò a capire dove Fibonacci andrà a toccarmi per andare nel nuovo impulso, no? Per esempio, altri, ok, tipo in questa zona qua,
Ok, qua abbiamo un impulso, rintracciamento lento, lentissimo, impulso. Qua cos'è che succede? Per andare a capire quando Fibonacci avrà un nuovo impulso, innanzitutto noi dobbiamo andare a capire dov'è che è finito il nostro rintracciamento. Quindi noi andremo a piazzare un Fibonacci da, non me lo prende, ok. Devo piazzare Fibonacci da la spike compresa, come ho fatto vedere prima, fino in alto. Stesso esempio, che cos'è che succede qua? Ci tocca il 78 e parte. Come avete visto, tipo ci sono svariati esempi dove il 78 viene preso quasi sempre. Diciamo che è uno dei numeri che prediligo anch'io dopo l'88, perché sono quelli che, con cui hanno più statistica, quelli che diciamo sono anche più facili che il mercato vada a prendere, quindi sì, con più statistica. Altre cose, un altro tipo, tra l'altro, è di Fibonacci. Adesso non so se trovo un diciamo un esempio da farvi vedere. Guardiamo questo, per esempio. Ok, no. Ok, per un esempio non, in questo momento non lo trovo. Comunque, noi abbiamo visto questo che è il classico Fibonacci, però io per esempio ne utilizzo anche un altro. Nel caso questo, tra virgolette, non dovesse funzionare, ovvero che voi lo tracciate. Vi faccio un esempio con un disegno. Voi lo tracciate in questo senso, il mercato cos'è che fa? Magari sta arrivando in questa zona in un rintracciamento, sta arrivando in questa zona, non vi tocca nulla della cold generation, cos'è che fa? Riparte. C'è un altro tipo di Fibonacci che utilizzo per quanto riguarda queste casistiche di mercato, che è il Fibonacci a 50. Io l'ho chiamato weak fill perché viene utilizzato anche in diversi modi. Io lo chiamo Fibonacci 50, come vedete è diverso dall'altro, c'è assolutamente tre percentuali, e serve per andare a capire se il mercato va a reagire su determinate zone. Per esempio, il 50 che è segnato in rosso, il mercato deve andare a reagire in quella zona per andare a capire bene dove potrà andare. Ecco. Comunque, nel caso appunto ci siano domande, non so, qualsiasi domanda che vi serve, lasciatemi qualcosa nei commenti, perché ne vedo abbastanza pochi, quindi lasciatemi un po' di domande nei commenti, che a me fa sempre piacere aiutare le persone. Il video, ragazzi, si conclude qui, quindi lasciami un like e un commento con la tua domanda, e soprattutto dimmi se hai capito e se ti piacciono questi video. Quindi giusto per non dimenticarmi, lasciami un'iscrizione, che ci tengo veramente tanto. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao! Però è già solo